Può accadere che in una stessa giornata uno studente arrivi in ritardo e necessiti anche di uscire anticipatamente. Possiamo registrare il tutto andando nell'area dedicata alle assenze, selezionando per data, posizionandoci sopra la casella corrispondente dell'alunno e della data in cui viene effettuato sia l'ingresso in ritardo sia l'uscita anticipata. Controllare il nome dell'alunno, controllare la data, selezionare la voce ritardo uscita. Spostare l'orario di ingresso, specificare l'orario di uscita. Selezionare eventualmente un'ulteriore qualifica dell'assenza, digitare eventuali annotazioni. Trattandosi di un ingresso in ritardo, deve essere già stata presentata la giustificazione. Trattandosi anche di un'uscita anticipata, la richiesta di uscita anticipata deve essere presentata nel giorno stesso all'insegnante, quindi mettere la spunta su giustificata. Selezionare la data giusta, selezionare il tipo di giustifica. Fatto questo, salvare. Potrebbe accadere che uno studente abbia bisogno di uscire anticipatamente per causa, ad esempio, per malattia, e si è arrivato in ritardo. Creiamo questa situazione. Panico Rebecca, il 26 novembre 2019, è entrata in ritardo alle ore 9. Ha presentato una regolare richiesta di ingresso in ritardo, quindi mettiamo la giustificazione. E salviamo. Panico Rebecca, verso le 11 di mattina si sente male e deve andare a casa. Arriva il genitore, compila la richiesta di uscita anticipata, noi dobbiamo aggiornare i dati sul registro. Clicchiamo sopra al suo ritardo giustificato, andiamo a modificare la tipologia, selezioniamo ritardo uscita. Specifichiamo l'orario di uscita. Salviamo l'uscita avviene sempre successivamente alla presentazione di una richiesta di uscita anticipata, quindi risulta essere sempre giustificata. Si può cambiare il tipo di giustifica. Fatte le dovute modifiche, si salva. Apparirà un messaggio di conferma e l'operazione è conclusa.